Buongiorno, sono Gigliola. Dosolina. Oggi vi presentiamo la ricetta del croccante. In Abruzzo la facciamo con 200 g di mandorle, 180 di zucchero, un cucchiaio di miele, dell'alloro per decorare e il limone per dargli una forma. Iniziamo la preparazione mettendo le mandorle in una padella con lo zucchero e un cucchiaio di miele. Giriamo sempre le mandorle in modo che lo zucchero e le mandorle non si brucino. La fiamma non deve essere né troppo forte né troppo bassa, altrimenti lo zucchero rischia, se è troppo bassa, di non sciogliersi e se è troppo alta di bruciare lo zucchero. Intanto le mandorle incominciano a prendere colore. Quando adesso le mandorle prenderanno un bel colore ambrato, le toglieremo dal fuoco. Il croccante ormai è arrivato, lo togliamo dalla fiamma, formiamo delle filette su della carta da forno. Con il limone diviso a metà gli daremo la forma, evitando di bruciarci le mani. E il limone darà anche un gradevole profumo. Allora, adesso che abbiamo formato le filette, aspettiamo un po' che si raffreddi per poterla tagliare. La croccante è ormai arrivata a temperatura, è ideale per il taglio, che non deve essere né troppo fredda, altrimenti si sgrana, e né troppo calda perché si sfalda. La nostra croccante è pronta. Trasferita su foglie di alloro, così non risulterà appiccicaticcia e al mangiarla darà un gradevole profumo. E tanti saluti da Gigliola, da Dosolina, e per ulteriori informazioni potete contattare il sito di cucinaconnoi.it. Un ciao dall'Abruzzo.